Sono Daniela, ho 52 anni e vivo in Svizzera. E vivo con l'anemia PKD, cioè. Allora, la mia infanzia è stata normale da una parte e tanto legata agli ospedali dall'altra, nel senso che quando sono nata sono subito stata portata in ospedale, sono rimasta di un anno e mezzo. Crescendo, uscivo dagli ospedali, però quando ero a casa la mia vita era una vita normale, con la mia famiglia, con gli amici, giocavo. Però purtroppo la mia energia era sempre al limite. Correvo, ero una bimba vivace e mia mamma mi diceva che ne combinavo un sacco. Da al liceo e come tutti i ragazzi ogni tanto uscivo, purtroppo non ho mai fatto sport perché lo sport impatta troppo sulla mia vita. Quindi amavo leggere, facevo maglia, che è un'attività molto soft, leggevo tanto, ascoltavo musica. Quando sono nata, purtroppo anche i medici non sapevano molto, quindi i miei genitori si sono un po' affidati alle cure di questi specialisti. Ad una vera chiarezza sulla malattia ci sono arrivati solo quando ormai avevamo già 3-4 anni. E si sapeva solo che c'erano queste crisi dove il mio corpo distruggeva i globuli rossi, dove rimanevamo io e mia sorella con un'emoglobina molto bassa e quindi c'era bisogno di trasfusioni. Non si sapeva molto altro, i miei avevano paura che potessimo comunque non arrivare all'età adulta e nessuno ha saputo dare una chiarezza su quello. Quindi come genitori sono veramente stati in ansia per tanti anni. Poi chiaramente vedendoci pian piano prendere una vita normale, erano felici perché vedevano due bambine all'apparenza sana che giocavano, imparavano, ci piaceva andare a scuola e quindi la cosa è diventata più tranquilla. Però grandi risposte non abbiamo mai avute in fondo. Allora, la cosa abbastanza divertente per me e mia sorella è che in fondo noi ci ammalavamo in tandem. Quindi mi ammalavo io e subito dopo lei, oppure prima lei, poi io, e quindi si andava a finire all'ospedale insieme. Questo è i primi anni. Però in fondo io non mi sono mai data tanto il pensiero della malattia, per me era la mia vita normale, quindi niente, quello era il mio cammino. Quando andavo a finire in ospedale, quello che mi capitava è che io mi immaginavo tutto un mondo mio, quindi avevo i due mondi separati, casa e ospedale. E anche lì trovavo altri giovani pazienti con cui parlare, giocare, quindi non era un momento troppo brutto, ecco. Quando sono nata avevo già una sorella di un anno e mezzo, lei anche la malattia, però inizialmente a lei era stata data la diagnosi di talassemia. Però i miei genitori non sapevano come muoversi perché lei è nata in un piccolo centro della Svizzera tedesca e grazie anche a delle persone, delle conoscenze, hanno potuto portare mia sorella all'ospedale universitario di Berna. Lì c'è un ospedale pediatrico a livello universitario e hanno trovato un professore di emetologia che ha dato il nome della malattia.
questa mancanza di piruvatchinase, che è un enzima. Quindi quando io sono nata era facile capire che anch'io l'avessi, perché sono nata con un grande pancino, quindi avevo già la milza ingrossata, ero molto gialla e avevo l'emoglobina bassissima. Quindi hanno potuto portarmi direttamente a Berna, e lì a Berna ho avuto subito le cure giuste, un po' grazie alla diagnosi di mia sorella. Poi purtroppo i miei genitori hanno dovuto lasciarmi lì praticamente per un anno e mezzo. Loro venivano a trovarmi, ma mi vedevano sempre dietro un vetro. Dovevano mettersi i camici, la mascherina, perché ero così delicata che se mi fossi presa qualcosa avevo paura per la mia vita. E questi però sono anni che io non conosco, però ecco, i miei genitori hanno dovuto lottare tanto, perché ai tempi era una cosa che non si conosceva. I medici intorno a me, a parte quelli dell'ospedale universitario, non sapevano veramente da che parte voltarsi per curarci. Dunque, sono lasciato la casa dei miei genitori un pochino tardi, un po' perché stavo bene, loro mi proteggevano. Dunque a 26 anni sono andata via di casa e ho dovuto cominciare a pensare a me stessa. E c'era il problema che spesso avrei voluto uscire, volevo uscire, fare, andare a ballare, però il mio corpo non ce la fa. Oppure come gestire la mia casa, il lavoro, gli amici. Quindi a un certo punto io mi sono data una regola. Prima di tutto il lavoro, perché il lavoro mi dà da guadagnare, da vivere. Quindi la mia energia massima veniva focalizzata lì. Poi c'erano gli amici e alla fine la casa. Però dovevo sempre, lo sentivo dentro di me, quando cominciavo ad essere troppo stanca, anche gli amici non potevo più vederli, allora era preferibile fare due uscite a settimana e il resto stare tranquilla. Ho trovato un equilibrio in questo senso e questo mi ha permesso di fare tante cose. Non bisogna chiedere troppo a se stessi. Sappiamo che abbiamo un limite, lo troviamo e possiamo convivere bene con la malattia. Nel senso che se non diamo tutta l'energia in un momento solo, abbiamo più energia per le nostre attività un po' più a lungo. Quindi è importante ascoltare il proprio corpo e non voler fare tutto subito, prendersi il tempo. La mia anemia è un'anemia molto rara, ci manca un enzima che si chiama piruvatchinase, che serve a tenere in vita i globuli rossi. Nel mio caso invece questo enzima non c'è, quindi i globuli rossi si spaccano liberando ferro e liberando bilirubina. Quindi la bilirubina è la causa del mio giallore, del mio viso sempre pallido e giallo, mentre gli accumuli di ferro, quelli sono più insidiosi perché non si vedono, però ci possono essere nel cuore, nel fegato, e quelli possono portare a dei danni nel tempo. Dunque, cosa causa questa anemia? Una grandissima stanchezza. Praticamente ho l'energia, la metà dell'energia di una persona normale. Dunque, avrei voglia di fare qualcosa, ma dopo mezza giornata sono stremata. Se faccio i lavori di casa, faccio il letto, poi devo riposare perché sono stanca. La stessa cosa purtroppo cucinando, e però
questa stanchezza, la gestisco, ci convivo, faccio le mie attività, come dico spesso, a rate, in modo da non sovraccaricarmi troppo. Allora, quando nei periodi in cui mi sento così stanca, comincio col riposare. Riposo appena posso, mi butto giù, chiudo gli occhi, magari non dormo. Ogni tanto la stanchezza dura e se dura e non posso lavorare o è troppo debilitante, allora giustamente devo andare dal medico a fare un'emoglobina. Quello che aiuta sul momento è chiaramente il pronto soccorso energetico, che è la cioccolata. Bere tanto aiuta, e mangiare bene. Devo mantenere una buona igiene di vita per non debilitarmi, quindi 3 pasti al giorno vari, devo mangiare proteine e riposare tanto. Questa sarebbe in teoria la cosa migliore per me. Allora, gli anni di maggiore energia e maggior salute sono stati quelli tra i 20 e i 40. Sono stati anni in cui ho viaggiato, ho lavorato al 100%, sono stata male veramente pochissime volte. Purtroppo dai 40 il mio corpo comincia a lasciarsi un pochino andare e purtroppo è subentrata un'osteoporosi, che è una causa collaterale all'anemia, e il bisogno di trasfusioni è aumentato un pochino, nel senso che adesso più o meno ricevo una trasfusione ogni 6 mesi, e la ricevo perché ho bisogno, non perché facciamo trasfusioni regolari. Ho più cure, nel senso che sono anticoagulata, faccio una cura molto importante di chelazione del ferro per proteggere i miei organi interni, e purtroppo anche il cuore, che è stato un po' ballerino negli ultimi anni, e mi ha mandato all'ospedale con delle fibrillazioni atriali, quindi ho dovuto gestire anche questo. Sono seguita da un ematologo, ho trovato un ematologo molto bravo, era un professore di Basilea che si era trasferito qua nella mia città, e lui ha cambiato completamente le mie cure, nel senso che ha avuto un approccio più professionale, perché prima andavo solo da un medico interno che però non sa tanto come gestire i lati più oscuri della malattia. Lui invece ha deciso per queste cure di chelazione del ferro, l'anticoagulazione per proteggermi dalle trombosi, e purtroppo questo professore è andato in pensione, ma mi ha messo nelle mani del suo collega, che è anche lui un ematologo, e quindi comunque consiglio assolutamente di andare a cercare uno specialista, perché altrimenti alcuni lati più nascosti della malattia non vengono presi in considerazione. Quindi per noi donne è importante tenere sotto controllo l'osteoporosi, e per tutti assolutamente i valori del ferro. Crescendo con le prime esperienze sentimentali, ho maturato la decisione di non aver figli. Purtroppo io ho un'emoglobina veramente sempre bassa, praticamente è la metà di una persona normale, e dato che io faccio così fatica a portare avanti le mie giornate,
valutato che avere figli non è solo la gravidanza, quella l'avrei potuta portare avanti con l'aiuto dei medici, con le trasfusioni si può fare, però avere figli è anche crescere figli, esserci, dare loro tanta energia, tanta forza. E io purtroppo ho visto che non ne ho sufficienza, né giusta per me. Anche mio marito deve darmi il suo supporto, lui c'è, ma è più le volte che lui dà a me la forza che non che io possa essere presente per lui. Quindi ho trovato giusto rinunciare ai figli quando e soprattutto deciderlo in autonomia, senza un uomo accanto che mi facesse pressione. Quindi quando io ho incontrato il mio futuro marito, la prima cosa che gli ho detto è la mia condizione di anemica, che ci sarebbero stati problemi, che io non avrei avuto la forza di fare tutto, non sarei stata la classica super moglie che ti fa trovare il pranzo pronto, la casa pulita e chissà quante altre cose, e che non avrei potuto dargli un bimbo. L'ho lasciato decidere in tranquillità e lui ha scelto di condividere la vita con me, e io devo dire che sono grata assolutamente di averlo, perché è sempre un grande supporto. Questa è una decisione che è stata molto difficile, e devo dire la verità che quando sono nati i figli delle mie amiche sono stata molto felice per loro, ma io il cuore in lacrime ce l'avevo. Comunque si può essere felice anche senza, e soprattutto bisogna prendere le decisioni autonomamente, senza persone che ti pesano, che diano tanti consigli. In fondo una gravidanza la si può avere, se si è ben seguiti non dovrebbe esserci nessun problema, e probabilmente, dato che è una malattia recessiva, probabilmente i figli saranno sani. Quindi comunque questa è la mia storia. Allora, i cali di emoglobina mi possono capitare a causa di un'infezione, di un raffreddamento, spesso la febbre causa delle crisi emolitiche, come le chiamiamo noi, però può essere anche tanto lo stress. Adesso che sono adulta, per esempio, i carichi di lavoro al lavoro, oppure traumi come, non so, una perdita, così. Allora quelle sono situazioni in cui veramente il mio corpo viene messo a dura prova e ci sono questi cali di emoglobina. Purtroppo quando sono in quelle condizioni spesso la trasfusione non arriva subito, devo aspettare qualche giorno, e quindi chi sta accanto a me deve avere molta pazienza, deve aiutarmi. Lavori di casa non riesco più a farne, spesso ho anche vuoti di memoria nella testa, perché l'energia va tutta focalizzata sul corpo e la testa non risponde più. Quindi devo dire che mio marito mi è di grandissimo supporto, perché è sempre presente, mi aiuta, vede quando non sto bene, quindi non chiede più di tanto, mi stimola a prendermi cura di me. E devo dire che sono stata veramente fortunata. E la stessa cosa la faceva la mia famiglia. Mia madre vedeva subito quando c'erano cali di emoglobina, perché vedeva subito il mio viso diventare più giallo, più trasparente,
E quindi lei praticamente prendeva sua figlia, la metteva in macchina e mi portava in ospedale per una trasfusione. Però giustamente adesso sono adulta, negli anni in cui vivevo da sola, da adulta, ero giustamente io che dovevo prendermi cura di me, quindi ho dovuto imparare a rispettarmi e imparare ad ascoltare il mio corpo. Allora, qualche anno fa sono arrivata sul gruppo Facebook PKD e la cosa che mi ha impressionata è che le persone, i pazienti avevano quasi tutti gli stessi problemi e soprattutto mi ha fatto piangere il cuore i genitori che non sanno davanti a che cosa si trovano in faccia a una malattia che non conoscono, vedono i loro figli deboli, bianchi, che hanno bisogno di trasfusioni, trasfusioni costanti, e quindi mi sono detta che è importante far sapere che cos'è questa malattia, parlarne per dare anche un po' di serenità ai genitori che si trovano questi figli ammalati, perché nella mia famiglia mi sono resa conto di quanto i miei genitori avessero sofferto e quanto fosse stato difficile per loro. Quindi, se io vi racconto la mia storia è per dare fiducia, fiducia alle famiglie che i bimbi possano crescere, possano avere una vita normale. È chiaro, c'è sempre dei problemi, ogni tanto si cade, però c'è la possibilità di fare una bella vita, di non avere paura, ascoltare i propri figli e anche di non chiedere ai bimbi di essere, tra virgolette, troppo coraggiosi. Troppo coraggiosi. Se i bambini hanno paura, ascoltateli e tranquillizzateli, perché anche io quando ero all'ospedale non era sempre un gioco. C'erano momenti in cui sei molto solo, in cui ti senti abbandonato, i momenti in cui ti rendi conto che vuoi fare delle cose e non le puoi fare. Però oggi io a 52 anni ho fatto tante cose, ho viaggiato, mi sono sposata, ho lavorato, ho fatto bei lavori interessanti. Quindi è giusto dare anche una speranza a chi arriva a scoprire la malattia e si trova davanti questa sconosciuta.